siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con Luca Pappagallo, che incontra il pubblico e presenta il libro La cucina per tutti di Casa Pappagallo. So che ti sei definito un cuciniere curioso. Quanta curiosità ci vuole in cucina per riuscire a fare qualcosa di nuovo ma nella tradizione? Tanta, ma non è obbligatoria. È quel plus valore che serve sempre per crescere. Stasera c'è tantissima gente. Io ho scoperto che la gente ha voglia di cucinare, non è come me, che non è che non ama cucinare, ma ha problemi per organizzarsi. Tu hai cercato di risolvere questo problema, sei stato uno dei primi a condividere la tua passione per la cucina sul web e il risultato è che stasera c'è tantissima gente. Com'è nata questa cosa? Ti piaceva cucinare? Volevi aiutare gli altri a organizzarsi? No, è condivisione, pura condivisione. Tutto questo è utilizzando uno strumento diverso, quello che succedeva a casa, cioè scrivere le ricette e passarle così. Io l'ho fatto utilizzando uno strumento e un media diverso. Tu hai detto una cosa molto interessante: la cucina è condivisione, è proprio vero. La tradizione invece per Luca Pappagallo che cos'è? No, è essenziale. Io sono, credo di essere estremamente radicato sul territorio, e non il mio, dico in generale. Però non la vivo in modo talebano, nel senso esiste, l'apprezzo, la rispetto, ma poi ci metto il mio. Ti pongo un'ultimissima domanda perché le persone aspettano di ascoltarti. Stasera che cosa possiamo preparare? Bella domanda questa, bisogna vedere quello che c'è in casa. Ho le perché uova. Alla fine, no, alle uova? Fantastico. Allora guarda, io con le uova... Ti potrei dire, fatti i tubetti con le uova, cioè ovvero una carbonara senza pancetta, solo uova e parmigiano e poi ci metti la pasta, buonissimo. Mi hai dato un'ottima idea, ti ringrazio e ti lascio al tuo pubblico, grazie per la tua disponibilità. Grazie a te.